sta la spiegazione del gioco dello spirito di gravità ed è dato da questa particolare carta. Ecco, questa carta ti permette di creare l'illusione. Questa carta deve trovarsi in cima al mazzo. La rigiriamo così di dorso, la prendiamo così con la mano destra, facendo in modo tale di prendere solo la carta truccata, e dico che la trattengo così con le dita, ma quando lascio andare con le dita noi vediamo che la carta rimane sospesa. È importante in questo gioco muoversi lentamente, non fare subito l'effetto, ma lentamente fai vedere come se la carta si stacca dalle dita lentamente e la fai scendere lentamente verso il basso. Allo stesso modo lentamente la fai risalire fino a tornare attaccata. All'inizio del gioco tu ti puoi presentare con la carta direttamente in cima e non c'è bisogno che fai scegliere la carta, semplicemente ti proponi di fare un esperimento con una carta. Per gli spettatori le carte sono tutte uguali, non c'è motivo di pensare che questa sia diversa dalle altre. Se vuoi puoi, prima di iniziare il gioco, far finta di tagliare il mazzo in maniera tale che sembri ancora più casuale la scelta del 9. Questo è un falso taglio del mazzo, vediamo come si fa. E metti la carta che ti interessa al centro del mazzo, posizione di servizio, copri sopra e il mignolo qua che divide. A questo punto hai un break sulla 9. Il mazzo visto da davanti invece è compattato e quindi non si vedrà il break che invece c'è da dietro. Prendi il mazzo, lo alzi 3 volte, 1, 2, la terza volta prendi proprio qua dove è il break e alzi e poi metti sopra tutto. A questo punto avrai in cima il 9 e avrai dato la sensazione di aver alzato il mazzo. 1, 2, 3 e tutto sopra. In questo caso all'inizio puoi fare l'effetto. Prendi la carta in questo modo, la dividi da quella sotto che in realtà fa parte lo stesso del gimmick, la lasci andare lentamente, molto lentamente la fai andare in avanti, fai attenzione all'angolazione in cui si trovano i tuoi spettatori perché non dovranno trovarsi di lato ma di fronte, perché di fronte non si vede, mentre di lato abbiamo, come siamo adesso, abbiamo la possibilità di vedere il trucco, quindi di fronte, e lentamente inclini la carta in maniera tale che ritorni in posizione. A questo punto rigiri la carta e hai terminato l'effetto del gioco della carta che si solleva.